Ebbene sì, amici, è arrivato il fatidico 15 febbraio 2024 e siamo partiti con la mostra Natura esuberante, conoscere l'arte del maestro Francesco Paolo Palumbo, qui al Broletto di Novara. Devo dire che abbiamo potuto godere di un allestimento ancora migliorato, e vi invitiamo veramente a venire perché è una mostra eccezionale. Ci sono 19 opere ma messe in posizione e in una location straordinaria. Intanto vi facciamo vedere il nostro quadro delle primizie, dopo vi faremo vedere un altro ancora più religioso e imponente. Vi invito veramente perché questa è un'occasione importante, di breve durata purtroppo, perché siamo qui fino al 25, per cui vi aspettiamo numerosi, appassionati e qualitativamente interessati. Grazie sempre a tutti dell'attenzione. Davanti a questi quadri, opere di questo genere, non si può essere insensibili all'energia, all'esuberanza che emanano. Grande maestro Francesco Paolo Palumbo, vi aspettiamo qui nel Salotto di Novara al Broletto, in via Fratelli Rosselli 20 oppure ingresso di Corso Italia 29. Esuberanze, conoscenze del grande maestro Francesco Paolo Palumbo e in qualche modo alla caccia, vi invitiamo alla caccia degli elementi inquietanti che sono all'interno di questi quadri. Vi aspettiamo numerosi e qualitativamente attenti. Queste calle sono la passione di molti visitatori. Sembra una pianta che viene dal futuro, una pianta marziana, quella base è veramente eccezionale. E poi io ricordo di come nel periodo in cui è stato pitturato questo quadro girasse a casa nostra una pianta di calle, ma anche le copertine di dischi dei 33 giri avevano ispirato mio padre, in particolare le copertine di un disco di un complesso degli anni 70 che si chiama ancora perché ancora appare in attività, The Yes. Quindi
Quindi questo connubio, no, tra la sua visione esuberante della natura e l'ispirazione tratta da una copertina di un disco ha prodotto questa meravigliosa opera che effettivamente fa parte di un repertorio, appunto, come abbiamo voluto chiamare, natura esuberante. Questi fichi d'India sono spesso un'attrazione fatale, perché abbiamo avuto visitatori pugliesi che hanno fatto notare come, per esempio, il verde o l'arancio presente come colore all'interno di queste foglie, che sono delle pale, ma che hanno un movimento che danno l'idea del morbido, no? E allo stesso tempo una luce straordinaria che arriva dalla parte sinistra del quadro. E per chi lo guarda, naturalmente, verso il quadro è a destra. E poi questi fichi d'India e il complesso di quest'opera, che aveva tratto, ricordo, in una mostra di Cuneo del 2020, un giornalista che veniva da Siena, che era rimasto minuti e minuti davanti a questo quadro, affascinato in senso seduttivo, come dicevo prima. Un quadro che mi permette di scambiare, di comunicare, quello che è in qualche modo l'essenza principale della fruizione artistica. Quindi non fascinazione, abbaglio, ma scambio, seduzione, quello che vi darà, quella che vi darà questa seduzione se venite a vedere questa splendida mostra del maestro Francesco Paolo Palumbo. Qui l'amico scrittore Stefano Garzaro e ci richiama all'attenzione, non alla fretta. Noi questo pannello lo proponiamo sempre all'inizio delle mostre, proprio perché il visitatore non sia superficiale, proceda con calma, colga l'occasione per rilevare elementi seminascosti, celati, simbologie, e allo stesso tempo e fornisca a noi degli elementi in più, oltre a quelli che abbiamo già colto in questi anni. Per cui ecco che diventa una ricerca interiore, uno scambio, dicevo prima, seduttivo, e come diceva scriveva il filosofo Gadamer, l'arte, l'incontro con l'arte è un'esperienza di verità. E qui abbiamo le ciliegie, queste ciliegie proposte con una grafica eccezionale, con dei chiaroscuri meravigliosi, le foglie vengono così proposte con delle spine, i rami lì dietro sono veramente seminascosti e fanno emergere queste spine, ricorda anche qui la religiosità della corona di spine di Gesù Cristo, un quadro che veramente dà l'idea di quanto il riempimento degli spazi, ma la gestione degli spazi sulla tela, sia uno dei punti forti dell'artista. A proposito di esuberanza, guardate questi fiori e che cosa emerge dall'interno, no? Sembra quasi venire fuori dal quadro. Straordinario anche questo, veramente un godimento per il fruitore. Come non vedere in queste pere dei corpi femminili, o per qualcuno si tratta di una così assomiglianza con i nasi di Dalì, è veramente qualcosa che appassiona. Questo è un quadro del 1974, premiato già allora, e devo dire che è un'altra delle caratteristiche dell'artista, è quella di essere stato ambivalente, ambiguo, no? Qualche volta con riferimenti anatomici. Per cui un altro motivo per venire a vedere la mostra qui del maestro Francesco Paolo Palumbo all'interno della sala Accademia, dell'Accademia del Broletto, qui a Novara. Vi aspettiamo. Accennavo prima al fatto che qui alla reception viene data tutto il giorno musica jazz, ma anche brasiliana, e qui potete vedere un quadro che veramente ricorda il Brasile, no? In queste prugne gialle, in realtà molti identificano come caffè,
queste foglie tridimensionali e al retro così di queste foglie nel retro vediamo veramente una giungla, qualcosa che ricorda appunto il Brasile, quelle latitudini. L'artista, pur non essendo stato in Brasile, è riuscito a riprodurre, no, all'interno di questi quadri qualcosa di extraeuropeo, di esotico, potremmo dire. Vi aspettiamo numerosi e appassionati per venire a vedere anche queste qualità dell'artista, extraeuropee, esotiche e brasiliane. Samba! Pesche esuberanti, qui prodotto nostro, locale, guardate la possenza di quei rami e le forme, no? Le rotondità di quelle pesche che potrebbero facilmente ricordare una parte del corpo, il lato B, veramente eccezionale, no? È un altro di quei motivi per cui l'artista ci presenta una natura esuberante, passionale, no? come il suo sangue del sud. Ancora una volta un motivo per venire a vedere la mostra qui a Novara, vi aspettiamo. Effetto a croce, qui l'uva, rispetto a un quadro precedente dove emerge, qui è all'interno, questa croce è rappresentata attraverso l'uva che mantiene una sua religiosità naturalmente, ma anche una sua riservatezza. L'elemento mistico e religioso è spesso presente nei quadri di Francesco Paolo Palumbo e quindi ancora un altro elemento per venire a visitare la mostra. Questa di Novara del Brunetto è una delle location dove maggiormente si nota la tridimensionalità, per esempio, di quest'opera, no? Questi tre grappoli d'uva che probabilmente sempre a livello religioso vogliono rappresentare la Trinità, e vedete la profondità, no? Di questi grappoli, così, questi acini così turgidi, che veramente sono quasi delle olive, no? E qui c'è una tridimensionalità eccezionale di un quadro che ha una brillantezza fenomenale come tutti gli altri. A distanza di 40-50 anni questi fissativi hanno conservato in maniera straordinaria queste opere e questi fissativi veramente danno l'idea che sia quasi stata una pozione alchemica, no? Che li ha preservati nel tempo. E questa splendida soluzione che li ha preservati nel tempo e questa brillantezza vi invito veramente a venire a vedere. Vi aspetto numerosi e appassionati. Questo quadro denominato Rami Sparsi è un quadro che aveva vinto due premi nel 1976-77. È molto gradito al pubblico giapponese. Ci sono queste ciliegie accolte per terra con un prato morbido, ma poi questi rami che sono quasi aggressivi, esuberanti, sembrano delle serpi, le foglie blu che contrastano con l'arancio, ma che ricordano la visione notturna, no, della pianta. Un quadro a cui io sono particolarmente affezionato, la cornice che ha una modernità eccezionale, straordinaria, blu, rosso scuro francese e grigio argento, un quadro veramente notevole, ecco, ancora una volta, no? Un motivo per venirci a trovare. Questo quadro del cesto rovesciato è stato denominato a disposizione, rappresenta uno dei simboli più importanti dell'opera del maestro Francesco Paolo Palumbo. È veramente una pittura straordinaria perché è stata definita a volte espressionismo surreale, a volte un iperrealismo molto originale, ma
addirittura in termini di realtà aumentata, usando diciamo una terminologia odierna. Ma quello che conta parecchio è il fatto che questi sono quadri che scambiano con il fruitore. C'è una comunicazione a due vie costante e una pluralità interpretativa che fanno dell'arte del maestro un'arte unica, una pittura che si può riconoscere tra tantissime, e sempre piena di simbologie più o meno celate, ed è veramente straordinario vedere le persone che entrano così ad osservare questi quadri e colgono immediatamente degli elementi nascosti, delle forme spesso inquietanti, che molti di noi che vedono sempre i quadri quasi tutti i giorni non colgono. Ed è bellissimo, perché vi posso garantire che questo garantisce di questo scambio costante che questa pittura procura, quindi non è una fascinazione spettacolare fine a se stessa, quindi una comunicazione ad una via, ma una comunicazione a due vie. Questi quadri sono seduttivi e la seduzione produce scambio, è collegata con lo scambio. La fascinazione invece abbaglia, ma non cambia niente nel fruitore. Quindi abbasso la fascinazione e viva la seduzione delle opere del maestro Francesco Paola Palumbo. Vi aspettiamo qui a Novara, all'interno del Broletto, in via Fratelli Rosselli 20, oppure dall'ingresso di Corso Italia 29. A presto, amici! Davanti a questo quadro che emoziona tutti, blocca di fronte a una visione mistica, esoterica, religiosa in senso lato, non si può che tirarsi giù il cappello. Fonte di vita del maestro Francesco Paola Palumbo. Qui alla Galleria dell'Accademia, all'interno del Broletto a Novara, lo potrete ammirare in tutta la sua imponenza. Vi aspettiamo. Del critico e accademico Tonello, e noi tendiamo sempre a, così, a riproporre questa frase, no? Perché Renzo Tonello veramente ci invita a liberarci, no? Delle costrizioni, monotonie, a proporre dei climi, no? Come chiama lui, coloristici, delicati e perfetti. Quindi niente lasciato al caso, ma un grande trionfo di colore, di natura, appunto, come questa natura esuberante di Francesco Paola Palumbo. Mi permetto di chiudere citando me stesso, sempre con molta umiltà. Ho provveduto con gli amici della Coloro di Cuneo, Armando Loria in particolare, a produrre questo volume dedicato a mio padre nel 2020, in occasione della mostra di Palazzo Samoni a Cuneo. È un libro ricco di figure, certamente, ma anche fatto in stile, potremmo dire, rivista, allegro, spigliato, con racconti che partono dal 1959, dedicato a mio padre, e poi stralci di giornale, racconti fatti da amici e anche da critici d'arte. Un libro mosso, divertente, per niente monotono, che se avrete la possibilità di venire a trovarci potrete sfogliare, leggere e anche avete il piacere di acquistarlo a un costo assolutamente basso, e però allo stesso tempo vi mettete in casa un prodotto di altissimo livello. Grazie a tutti dell'attenzione, vi aspettiamo numerosi qui alla sala dell'Accademia, all'interno del complesso monumentale del Broletto a Novara. Saremo qui
fino a domenica 25 febbraio. Grazie sempre a tutti della